testa di uno, perché tutto è cambiato, tutto è trasformato. Quindi, ecco come il dialetto è la lingua ufficiale dell'emigrante. Il francese o l'inglese è adattato al dialetto e ne viene fuori l'italese o l'italiscio, così abbiamo individuato alcuni capitoli, perché poi mi sono fatto anche una vocabolario, un glossario, come l'inglese viene adattato al dialetto e quindi alla lingua nostra, la lingua italiana. Quindi il glossario raccolto praticamente negli Stati Uniti o in Canada tra gli emigranti, è l'esempio come il dialetto, la lingua anglosassone, si mescola, anzi dirò, e più di qualche emigrante mi vuole dimostrare come l'inglese deriva il nostro dialetto. Mi portavo un altro di esempio, parlando con il produttore, dice, ma non mi sembra che il dialetto, questo inglese, sia derivato dal celanese, dal pescinese, trasaccano, eccetera. Io rimanevo un po' sbalordito, e poi mi ascoltassi, però a quell'occhio in avanti spago, mi si dice, non spago il cartone. Si dava spago per sentire da dove io questa loro impressione, questa loro ricerca. Ma quando una persona nel nostro paese ha molti debiti a cambiare, non sa come assolvere questi debiti, non dice sta ambicciando, dice il dialetto. E allora dice ambicciando. Così. Quindi quello lo raccolto, cioè nel mio costato, lo raccolto queste cose. Oppure quando diciamo, quando piove, dice, io vuoi riflettere effettivamente c'era qualcosa, non è che l'inglese, forse le lingue si intrecciano, le lingue neolatine, le francesi, inglesi, e poi c'è qualcosa dentro l'inglese, brella. E poi riflettendo, diciamo la prima frase, perché è vero, sì, perché lui conosce bella lingua. Sì, sì. Quindi volevo dimostrare che questo inglese è dentro la nostra dialetto, quindi sono cose. E ho ricordato alcune frasi, e che poi sono fuori neologismi, che poi sono fuori neologismi. Portate una sedia, ecco, per la raccolta. C'è qualcuno che vi invita a usare caudella perché il flor, ho scritto flor, chiedo la commedia, scusa, chi conosce il pavimento praticamente, può screcciarsi. Poi, se dovete assegnare un check, non bisogna spaventarsi, è solo firmare un assegno. Il check, no? In inglese, check, bisogna assegnare, diciamo, firmare. Io non ho mai chiesto assegnare, firmare, perché il check, quindi vedete come lo dice quella di... L'altra volta uno mi disse, mentre le corna all'altro, lo guardate. Non mi secondo nessuno. Invece è il grande corno, mettere quello che posso dire significava. Quindi mettere le corno da qualche parte, mettere la mano noi, latini soprattutto. Le corno di cui si sta guardando altro sono che mai soprattutto. Quindi bisogna vivere in mezzo a loro per capire come hanno adattato questa lingua inglese al dialetto. Oggi a pranzo vi offriamo una stecca. C'è una stecca, le sigarette, la stecca di niente. Invece era la bistecca per mangiare. Il vincolore di stecca dove si parla è in realtà una sicurezza di stecca, è abbastanza spessa. Poi, alcuni neologismi. Quindi la lingua italiana ha nei verbi la prima coniugazione in are. In are. Partendo dall'inglese, se vogliamo dire fermare, sappiamo che in inglese dice stop, stop, e si pronuncia stop, e noi diciamo stop. A stappa si dice diventa stappare in dialetto, stappare, e quindi diventa un neologismo.
carta italiana con un altro significato, come tutti sappiamo, stappare non è una copia, però. Ma è questo, stappare, stappare, e per massimo. Guardate, il lavoro in inglese si dice job, che in italiano abbiamo, loro dicono io vado a jobbare. Quindi, il verbo congelare, in inglese to freeze, frizzare. E voi guardate, non sono inventate queste cose, ho raccolto che mi ha un glossario lungo, un vocabolario lungo poi, quindi lui mi dice di concludere, io concludo dicendo che all'estero ci sono le scuole italiane all'estero, io vado spesso a Vancouver perché io gioco anche io, e c'è una bella comunità anche, c'è la mese che hanno fatto la carriera, mi ricordo una volta ha vinto il campionato del mondo a Ferrari in Argentina e vidi una Ferrari fuori da un bar e io abbiamo visto per mano, questa era sicuramente là. Quando uscì questo signore da lei mi fece avanti e mi disse senta un po', ma lei è italiano, sì, sono italiano, voi non siamo francesi, io pure francese, la storia è proprio di lui, mi disse alla fine mi sa di Marte, non si così no. Poco, seconda, questo qua non si è comprato, la Ferrari, come pensate, hanno fatto effettivamente carriera, diciamo, sono piazzati dal tennis pregiativo Tetos, oppure Vox, sono persone rispettate, sono inserite nella società canadese e quella americana soprattutto. Non conosco quelle persone perché non sono strano. Ma Stati Uniti e Canada ci sono stati quelli e quando vado sempre mezzo a loro per conoscere e sapere perché partire in questa Ferrari e partire a grazie per il momento faccio la testa sono orgoglioso loro, a volte sono orgoglioso. Io chiudo domenica ringraziando la tua associazione e ringraziando anche popolo cinese, questa cosa sono stato spesso qui a Celano, sono questi che sono di essere manifestazioni culturali. E quindi devo dire che non sono state le sorte di manifestazioni, diciamo, mangerecce, che come tutte sale sanno, sono manifestazioni a livello culturale che hanno un certo spessore. La tua associazione ringrazio l'amministrazione comunale e il popolo cinese.